Parliamo col professor Alberto Palattella, docente dell'Università di Roma Tor Vergata. Professore, sempre più si parla di parodontite, quella che prima veniva definita piorrea. È possibile curarla? Oggi è possibile curarla attraverso dei trattamenti pianificati che ormai sono conosciuti in tutto il mondo. Quindi attraverso la cura delle gengive si salvano i denti e quindi anche il parodonto, che è il complesso che supporta il dente. Quali rapporti ci sono tra parodontologia e implantologia? I rapporti sono fondamentali anche per avere un'estetica ottimale una volta posizionato l'impianto. Quindi oggi si sa dalla letteratura e dagli studi che sono stati fatti che è molto importante avere un parodonte e quindi una gengiva sana per poter poi posizionare degli impianti e anche fare una protesi ottimale dal punto di vista estetico. Sì, ma solo la gengiva deve essere sana, non ci deve essere anche un osso? Beh, è ovvio, ovviamente quando noi parliamo di gengiva, la gengiva ricopre l'osso e quindi se è sana la gengiva sarà sano anche l'osso, perché noi dobbiamo distinguere due tipi di malattie. La gengivite, che è una semplice infiammazione alla gengiva, e poi la parodontite, che invece è un'infiammazione continua della gengiva che attacca anche l'osso sottostante. Quindi a quel punto si consuma l'osso e perdiamo il dente. E quindi la cura di questa, sia della gengivite che della parodontite, che più, ma deve essere più accurata, come si sviluppa questa Allora, cura? Si sviluppa intanto, noi la prima cosa è che oltre a essere dentisti siamo prima medici, quindi dobbiamo fare uno studio diagnostico importante che si fa attraverso una prima visita, attraverso le misurazioni con una sonda particolare intorno al dente per vedere le tasche che esistono, quindi quanto questa sonda si approfondisce dentro la gengiva. Dopodiché si fanno delle radiografie, soprattutto è importante fare il full endorale, che sono un set di radiografie sopra e sotto, che hanno la caratteristica di essere fatte col centratore di Ring, quindi cioè di poter fare questa radiografia sempre nella stessa posizione per fare un controllo a distanza di tempo. Una volta fatto questo studio, ovviamente attraverso le misurazioni che abbiamo preso e le radiografie, noi possiamo fare la nostra diagnosi, che tipo di malattia parodontale, se c'è, se non c'è, a che stadio sta, e quindi a quel punto programmare il piano di trattamento per il paziente, che può essere intanto quello sicuramente dell'istruzione dell'igiene orale, perché è fondamentale utilizzare lo spazzolino nella maniera corretta, utilizzare il filo nella maniera corretta tutte le volte che si mangia, e poi si affida anche a un igienista, la quale fa una pulizia localizzata dei denti e poi dà le istruzioni al paziente, ovviamente, e poi si fa una rivalutazione a distanza di tempo. Se il paziente, un po' come se l'igienista ha lavorato bene e il paziente anche ha capito tutto quanto, si ha una stabilizzazione dell'eventuale malattia parodontale. E la visita dell'igienista, cioè l'ablazione, la pulizia dei denti, volgarmente detta, va fatta periodicamente secondo lo stato delle gengive? Allora, in un individuo normale che ha una bocca sana e quindi che si pulisce bene, va fatta due volte l'anno. Per gli altri casi si può arrivare da una volta ogni 3 mesi a una volta al mese, a seconda dei casi e delle patologie. Ovviamente un paziente che ha degli impianti è un paziente che deve essere monitorato costantemente, quindi ci sono dei protocolli che bisogna seguire. Come si ottiene un'estetica ottimale attraverso una riabilitazione protesica? Allora, l'estetica ottimale si ottiene facendo tutto quello che abbiamo detto prima, quindi avendo delle gengive sane e in buona salute. A quel punto si può preparare un dente nel rispetto dell'ampiezza biologica e ovviamente dobbiamo anche avere un tecnico all'altezza di avere un'estetica ottimale. Quindi questo vale, la salute delle gengive vale sia per avere un'estetica ottimale sulle capsule, sia per avere un'estetica ottimale sugli impianti e sulla capsula che andrà posizionata sull'impianto. Per quanto riguarda ad esempio il segno scuro sulle gengive, che si può vedere che il dente magari non è il dente proprio, ma il dente finto, che cosa si può fare? Allora, intanto bisogna anche dire che prima di fare qualsiasi trattamento protesico, oltre alle nostre radiografie, il full endorale, l'ortopanoramica, i modelli di studio, cioè si prendono due impronte della bocca e si posizionano su un articolatore per studiarne bene i rapporti, si fa una ceratura diagnostica, che è una simulazione di quello che sarà la protesi definitiva. Oggi poi in aiuto ci vengono anche
la scoperta di nuovi materiali, come per esempio fare le capsule invece che con l'oro e la ceramica o il metallo e la ceramica, completamente in ceramica, quindi bianche, quindi sì, non c'è più, non esiste più quell'effetto del bordo nero. Per quanto riguarda il colore, la forma e l'estetica, diciamo, proprio del dente o della protesi che viene fatta, come si agisce perché non si veda che è una cosa naturale? Allora, questo fa parte ovviamente di un corretto piano di trattamento attraverso le nostre radiografie, abbiamo detto ortopanoramica, full endorale, prendiamo anche due impronte per creare due modelli di studio, per vedere quello che succede all'interno della bocca, ce lo riportiamo fuori. Poi ovviamente dobbiamo avere un tecnico all'altezza e abbiamo anche vari sistemi per, oltre a prendere il colore come si prendeva in maniera tradizionale con dei campioni, abbiamo anche delle luci particolari che ci danno ancora più idea di come dovrebbe essere il colore naturale, o abbiamo anche dei sistemi attraverso la telecamera, c'è cioè un programma per cui uno filma il paziente in tutte le sue varie atteggiamenti e poi dopo ripropone tutto sul computer e da lì c'è uno studio che si fa del sorriso e dell'estetica. Tutti possono mettere un impianto? Allora, l'impianto in teoria lo possono avere tutti, in pratica noi dobbiamo fare lo studio del paziente, tanto sapere se il paziente sta bene dal punto di vista sistemico generale, se il paziente non ha abitudini viziati, quant'è l'osso disponibile, cioè che se non un impianto lo mettiamo nell'osso, se non c'è osso dobbiamo ricrearlo e dobbiamo vedere se si può ricreare in quella situazione lì. Quindi sono tante, prima siamo medici e quindi dobbiamo fare uno studio del caso, però se il caso è studiato in maniera corretta con tutti i protocolli, gli impianti li possono fare tutti quanti, tranne se si hanno delle malattie gravi, quindi dipende da caso a caso. Smile.